Allora, buonasera, buonasera a tutti, buonasera a Riccardo, Riccardo Dal Monte, il nostro ospite di Grazie questa mille, sera. innanzitutto. Grazie a te per averlo accettato, perché stasera parleremo di un bell'argomento. Tra l'altro, Riccardo è professore di storia e filosofia, ma ha scritto più libri. E l'ultimo libro che è uscito recentemente, non so nemmeno se è già in libreria oppure se Il uscirà. 1° dicembre ufficialmente è preordinabile, diciamo, nelle piattaforme Ok, online, ma il 1° dicembre primo esce. dicembre lo trovate in libreria, ma è già preordinabile, come dice giustamente lui, ed è questo libro qua che si chiama Le grandi congiure del Rinascimento. Ed è un bellissimo argomento che tratteremo questa sera insieme a lui, e sicuramente è un argomento molto interessante e scopriremo anche il perché. Tutto sommato, sappiamo che il Rinascimento, molti lo conoscono per l'arte, no? Questo lo splendore portato attraverso l'arte, attraverso la letteratura. Pensiamo ad Ariosto, ai vari pittori che hanno abbellito il nostro patrimonio culturale. Mi dicono che è un audio strano, ma non lo so. Vabbè. Io sento molto bene. Infatti, anche io ti sento bene, però vabbè, forse è un problema di qualcuno. Però il Rinascimento è stato anche un periodo molto burrascoso, pieno di conflitti, no, Riccardo? Magari correggimi anche tu No, se assolutamente. E anche a fare la sbaglio. posta, L7, 4 giorni fa, a Cazzullo ha parlato della congiura dei pazzi, Ecco, vedi. parlando del Rinascimento nero, cioè il lato più oscuro di cui io tratto, diciamo, diffusamente nel mio libro, ma Cazzullo ha parlato nello specifico della congiura dei pazzi, che è famosissima ed è un emblema, diciamo. Eh sì, e poi tra l'altro l'Italia era costellata da queste signorie, questi piccoli staterelli che erano tutto fuorché stabili, no? Dal punto di vista politico. Forse Assolutamente. non avevano nemmeno degli eserciti propri, spesso si rivolgevano ai compagni di ventura, a eserciti, no? Di mercenari, e quindi si può capire bene che anche la stabilità politica non era molto solida, perché a volte questi compagni di ventura cambiavano sponda e quindi si creavano, insomma, Era un dei covo di conflitti. serpenti l'Italia, tutti questi piccoli serpenti, serpentelli che si beccavano continuamente, rompevano alleanze, tradivano e continuavano a farsi la guerra. Dopo entro le grandi potenze Spagna e Francia, le orrende guerre che parlava Machiavelli, ma è veramente il 400 italiano, è tipo Game of Thrones, cioè è il trono di spade, nel senso che tutti contro tutti, terribile proprio. Eh sì, e questo rende anche avvincente un po' la storia che andremo a raccontare stasera, no? Perché alla fine dei conti parleremo non della parte bella, diciamo così, del Rinascimento, la parte artistica, ma proprio di questo aspetto che forse tantissimi conoscono meno, ma che è sicuramente molto interessante. Tra l'altro, poi anche lo stesso Machiavelli, no? Nel Principe, Assolutamente. suggeriva al principe di avere un esercito proprio, cioè proprio per il fatto che tutti questi staterelli non avevano, Mercenari. esatto, avevano solo mercenari, avevano dei piccoli eserciti che erano anche molto deboli, no? Ci mettevano un attimo a sovvertire tutto l'ordine che c'era in quel momento. E quindi si sviluppano anche queste grandi congiure. Nelle diverse signorie e di cui parleremo stasera e che sicuramente magari ci darai qualche curiosità, qualche chicca Assolutamente. che scopriremo. Però prima di addentrarci nel discorso, io invito a tutti i nostri amici che ci stanno seguendo, se volessero fare delle domande, hanno delle curiosità, possono naturalmente scriverlo nei commenti. Ancora meglio, qui c'è un simbolino col punto interrogativo, dove posso raccogliere le varie domande tutte che andate a fare tutte in un luogo, in modo che poi riusciamo anche a esporle meglio. Per cui sentitevi liberi di chiedere quello che volete. Io però, prima di entrare appunto nel vivo, faccio una domanda che faccio un po' a tutti gli ospiti, no? Che vengono qui in live e che magari ci presentano anche un libro, no? Che ci portano. In particolar modo ti chiedo perché, come mai ti sei appassionato, insomma,
a questo tema delle congiure, che ti ha spinto addirittura a scrivere il libro. Allora, questo nasce dal fatto che io appunto sono docente di storia e filosofia, però è da qualche anno che organizzo delle serate live di storia per i centri, nei centri urbani appunto della narrazione di storia della mia zona dove abito e anche all'interno. E quindi analizzando appunto la mia zona, che io sono romagnolo della Romagna, ma anche dal confine con l'Emilia perché ho fatto anche serate a Bologna e Ferrara. E notavo appunto che c'erano queste micro signorie, Manfredi a Faenza, Ordelaffi a Forlì, a Lido e Imola, dove c'erano queste congiure che un po' illuminavano in senso negativo, però intrigante chiaramente, la storia rinascimentale, ma anche pre-rinascimentale di queste città. E quindi mi è venuta l'idea appunto di collegarla alla grande storia. La grande storia sono i Medici. La congiura dei pazzi la conoscono tutti, poi c'è, ho trattato ancora di Pitti, che riguarda sempre i Medici, oppure di Sforza, i Visconti, questi grandi nomi. Allora si poteva fare all'interno del quadro politico italiano, si poteva fare un libro organico dove c'erano dinamiche conosciute, perché la congiura dei pazzi, uno mediamente acculturato, sa vagamente come sia andata. E io l'ho trattata, chiaramente. Però era bello illuminare anche signorie meno conosciute, ad esempio gli Ordelaffi di Forlì, ma molto affascinanti perché hanno avuto a che fare con Dante Alighieri e hanno avuto a che fare con la grande storia, cioè con la storia dei papi, imperatori, storia d'Italia. Quindi ho cercato, diciamo, di fare la grande storia con una storia minore che però rientrava nella grande storia, ma non conosciuta ai più, debitamente, diciamo. E quindi questa è stata la mia idea, diciamo, e poi in occasione di un festival appunto della cultura a Imola, io sono imolese, provincia di Bologna, e appunto entrando in contatto con Frediane della Newton & Compton, appunto la Newton & Compton, diciamo, si è interessata alla dinamica e quindi diciamo che ha visto appunto con favore questa idea e quindi insomma mi ha sponsorizzato, sono molto grato per questo. E quindi appunto, questa è nata così la dinamica delle congiure, ma da queste passeggiate nella storia, queste lezioni itineranti che ho tenuto nella mia area, diciamo da Rimini a Bologna. Bene, bene. Quindi alla fine, cioè, sei uscito con questo libro che appunto ricordiamo sarà in libreria dal 1° di dicembre e sicuramente questo argomento, come dicevi tu, alcune congiure sono molto note come quella dei pazzi, altre sono più sconosciute, quindi meno note. Infatti, volevo chiederti quante congiure hai scritto nel libro, praticamente, perché ne hai scritte tantissime. È un numero un po', diciamo, mefistofelico, nel senso che è 13, che noi Ah. sappiamo che in Italia 13, 17 non sono numeri, diciamo, simpatici o benauguranti, perché è proprio la congiura, diciamo. E diciamo che soprattutto, appunto, visto che la maggioranza delle signorie era appunto del centro-nord, si concentra nell'area del centro-nord, appunto, dell'Emilia-Romagna, però voglio dire, è un libro che tocca la Toscana, Firenze. Poi abbiamo appunto le Marche, Urbino, poi abbiamo l'Italia centrale in generale, perché la congiura della Magione, del famoso e diabolico, chiamato anche l'Anticristo, il Valentino, Cesare Borgia, è Italia centrale, quindi a Romagna, Marche, Umbria, Toscana, e poi Bologna, Imola, Faenza, Forlì, Ferrara e Piacenza, Emilia-Romagna. Poi Milano, appunto abbiamo la congiura Milano riguardante di Sforza, e qui diciamo che tocca 4-5 regioni, questi sono i luoghi dove avvennero le congiure più tremende. Ecco, la cosa interessante è che se uno pensa a Forlì, a Faenza, allora Forlì qualcuno magari la conosce, Faenza un po' di meno, però qui abbiamo congiure dove è entrato a Faenza Lorenzo il Magnifico, dove sono entrate le armate milanesi, appunto degli Sforza. Quindi è un livello di storia media, diciamo, che in verità è grande storia, purtroppo non conosciuta di più, ma qui c'è Lorenzo il Magnifico con Lodovico il Moro, ma a Faenza, ma questa è la battaglia dei Titani in un luogo non famoso, ma la battaglia dei Titani. E diciamo che tutti i libri del Rinascimento del mondo,
l'interesse che c'è in Giappone, ha fatto anche la serie Borgia, ha fatto la serie Medici, sono tutte dinamiche che infatti nella serie dei Medici si vede la città di Imola e di Faenza, perché furono fondamentali nel Rinascimento e sono realtà minori che però nel Rinascimento avevano città che avevano grande potere e interesse strategico, che è decaduto col tempo chiaramente. E quindi diciamo che riguarda gran parte d'Italia questo libro, questa è la cosa interessante, diciamo. È bello così, perché almeno si allarga un po' lo sguardo, no, su tutto il paese, perché magari uno ha appunto conoscenza di qualche congiura, qualche dettaglio, qualche evento magari specifico, perché Firenze magari è sicuramente la signoria più conosciuta, però come hai detto ci sono tantissime altre che alle spalle hanno anche degli episodi, degli eventi davvero molto interessanti. Io ti giro subito una domanda che è arrivata. Ti chiedono la congiura più affascinante tra quelle che hai riportato, che hai studiato e che hai descritto magari anche nel libro. Non è facile, perché dovrei, però diciamo che la congiura che riguarda il marito di Caterina Sforza, Girolamo Riario, è molto affascinante, perché io ho cercato sempre di mettere molte biografie, perché la biografia rende carne e sangue, diciamo, della storia. Penetrare appunto negli atteggiamenti, nei comportamenti, nella mentalità di uomo del tempo è fondamentale per appassionarsi anche alla storia. Come dice il professor Barbero, io anche una mia mission a scuola, avendo poco tempo, devo cercare di far appassionare i ragazzi. Questo è fondamentale. Con la biografia si fissa molto e ci si mette nei piedi di una persona apparentemente molto lontana nel tempo, eccetera, che sembra appunto il professore di storia che costringe in modo severo e violento a imparare cose antiche che non frega niente a nessuno. In verità, in questa maniera si entra nella storia. E la congiura di Forlì del 1488, che vede appunto protagonista, diciamo, la famiglia Orsi, che attacca il marito di Caterina Sforza, e le gesta successive alla dinamica appunto cruenta di Caterina Sforza, la famosa leonessa di Romagna, ma famosa in tutto il mondo. Sappiamo che ci sono dei manga giapponesi che parlano di lei, in Assassin's Creed addirittura i millennials la conoscono, perché è un personaggio di... E quindi diciamo che secondo me la più affascinante forse è questa, perché ci sono grandi personalità maschili, femminili, in più svetta questa Caterina Sforza, che nella nostra zona è molto conosciuta, però magari è bello che venga maggiormente conosciuto in Italia. Attenzione, 3 anni fa è venuto a fare una biografia in inglese di uno storico britannico di Caterina Sforza. Quindi, però, in generale, ecco, magari si conosce meno Girolamo Riario, che si è visto però nei Medici della serie come eminenza grigia negativa. Però diciamo che forse è la più, se devo dire, è la più affascinante. Poi, ovviamente, c'è De Gustibus, diciamo, delle persone. Certo. Allora, vediamo, perché c'era un'altra domanda e chiedono cosa sarebbe accaduto se la congiura dei pazzi fosse stato un successo? Adesso facciamo un po' di spoiler, però molto affascinante questo. Allora, lì innanzitutto c'è stato un ricercatore, Simonetta, che ha scritto l'enigma Federico da Montefeltro, che io l'ho citato come perfetto esempio del chiaroscuro, della luce, del buio, della tenebra del Rinascimento. Grande personaggio, signore rinascimentale. In verità lui partecipò alla congiura, ma in modo diabolico, mantenne sempre degli ottimi rapporti con Lorenzo il Magnifico, tese a ingannarlo sempre, ma Lorenzo il Magnifico sapeva che lui voleva la sua morte. E quindi, se fosse morto Lorenzo il Magnifico, il piano di altissimo livello del Papa, che era suo zio, lo zio di Girolamo Riario, appunto di Sisto IV, nemico giurato dei Medici, era appunto di praticamente piazzare Girolamo Riario. Attenzione, questo non è sicuro, però c'erano già dei piani. Avrebbe lasciato la piccola signoria di Imola per prendere e fare diventare signoria ufficiale quella di Firenze, quindi sarebbe diventato uno stato alleato del papato, e quindi insomma avrebbe sconvolto sostanzialmente il panorama politico italiano del tempo, e forse avrebbe anticipato quella pace che Lorenzo il Magnifico è riuscito in parte a dare all'Italia prima
dell'arrivo dei terrificanti eserciti regolari ispanici, spagnoli e francesi. Ecco, quindi forse sarebbe precipitata nel caos prima l'Italia, perché senza la figura incredibilmente abile dal punto di vista diplomatico, dovrebbe essere magnifico, si sarebbe creato forse una instabilità prima di quello che poi sarebbe capitato poi in seguito. Però avremmo avuto uno Stato molto amico del Papa, vicino al papato, però soprattutto all'instabilità, perché poi le cose cambiano, però l'instabilità sicuramente con la morte del Magnifico sarebbe arrivata molto prima di quello che in verità è arrivata, questo è il discorso. Sì, è vero che poi i Medici sono stati più volte, no, cacciati da Firenze, poi rimessi, quindi comunque magari sarebbe stata l'ennesimo però evento. I Medici, in cui... un discorso, Lorenzi Magnifico come Cosimo, perché ricordiamoci che Cosimo era geniale, individuo geniale, ecco, suo figlio, infatti il Fatuo venne chiamato e perse il potere, ecco, non è detto che un altro Medici avrebbe... diciamo, sarebbe riuscito a fare rimanere questa stabilità. Quindi Lorenzo era un uomo estremamente dotato. Con la sua morte era un po' un salto nel buio. Però noi il buio, la tenebra, è arrivata e scesa sull'Italia a fine 400. Quindi noi il disastro l'abbiamo avuto. Forse sarebbe arrivato prima. E il Rinascimento ne avrebbe un po' sofferto. Quindi vediamo, queste sono le ipotesi che... sì, possiamo saperlo ovviamente, no? Chiaramente. La what if, la storia fatta con che ha un senso secondo me, però giusto per fantasticare un po', magari, no? Si fanno appunto delle ipotesi verosimili, poi tra l'altro. Verosimili. Eh sì. Io sono molto incuriosito da un capitolo del tuo libro. Intanto ricordo agli amici che se volessero fare altre domande possono scriverle qui dove c'è il punto interrogativo. E poi, come avete visto, le mando in sovraimpressione e le commentiamo insieme. Io sono incuriosito da un capitolo del tuo libro, che è il capitolo 11, no? Che è titolato Cavategli gli occhi e tra gli estensi scoppiò la faida. Ora, io sono molto legato a Ferrara, agli estensi, perché ho studiato a Ferrara, quindi è una città che adoro e mi piace tantissimo. E qui sono un po' curioso riguardo al discorso degli estensi, no? Perché è di Ferrara. E poi mi incuriosiva molto questa affermazione, no? Cavategli gli occhi. A chi si riferisce? Qual è la storia che c'è dietro? Qualche questa è una storia veramente intrigante e affascinante. C'è anche un film di Florestano Vaccini che ho citato, appunto, e Ridendo l'uccise, di una trentina di anni fa, che parla della famosa congiura di Don Giulio. Qui c'è una faida terribile, fratricida, tra i fratelli estensi, Alfonso e il Duca, ma c'è appunto Ippolito, cardinale, ma cardinale Tomber de Fam, Don Giovanni, personaggio intelligentissimo, generale anche da guerra, ma appunto quelle figure, diciamo, di cardinali, diciamo, medievali, che avevano tutto fuorché dell'uomo di chiesa, e Don Giulio, il proprio Don Giovanni per antonomasia. E qui quindi c'è una faida interna alla famiglia per due personalità che collidono, perché appunto sono troppo simili, Giulio e Ippolito. E diciamo, c'è prima una dinamica su un musicista, diciamo, che se lo rapiscono tra i due. E poi c'è, diciamo, il pomo della discordia, quello più famoso, che è una donna, come Elena di Troia. Elena di Troia però si chiama Angela Borgia, del sangue caliente pericolosissimo dei Borgia, perché ricordiamoci che questi sono i fratelli di Alfonso, Duca, che ha sposato Lucrezia Borgia. Quindi si porta dietro questa cugina pericolosissima, questa Angela Borgia, perché è una civetta, fa la gatta morte, ama tantissimo le feste e fa impazzire gli uomini. E qui impazziscono Giulio e Ippolito, ma lei dà la mela a uno dei due. L'altro va assolutamente fuori di testa, e quindi qui abbiamo appunto il famoso agguato di bel riguardo, mentre uno dei due ritorna, diciamo, dall'alcova nelle campagne ferraresi, c'è qualcuno che lo aspetta. Questo, diciamo, è interessante, insomma, l'intrigo, diciamo. E chi è che dice cavategli gli occhi? Ippolito. Ippolito, il cardinale, dice ai suoi uomini, ai suoi scherani, ai suoi sgherri, ai suoi bravi, cavati degli occhi, perché vuole vendicarsi dell'offesa gravissima arrecata da quest'Angela Borgia
perché si è infatuata di Giulio, ma non solo è infatuata di Giulio, ha messo in relazione Ippolito con Giulio, preferendo quest'ultimo, in faccia al cardinale Ippolito, Don Giovanni anche lui, uomo dall'ego smisurato e forse in pubblico, quindi qualcosa di agghiacciante per l'orgoglio, l'onore di questo cardinale Ippolito, famoso in ambito rinascimentale appunto, ma è interessante per questo, perché c'è una collisione di due personalità e eventi pubblici, offese pubbliche, e dopo succede il finimondo tra i fratelli, insomma. Allora, la maggior parte delle congiure, no, si sviluppano con coltellamenti, magari anche incursioni, con piccole battaglie e cose di questo tipo. Ma volevo chiederti se c'era qualche congiura, magari un pochino più subdola, cioè tipo con avvelenamenti o con, non lo so, con sotterfugi, con stratagemmi magari un po' meno eclatanti, come ad esempio quella dei pazzi nella chiesa, no? il tentato omicidio nella chiesa davanti a tutti, insomma, quello ha fatto molto discutere, però magari ci sono tanti altri che sono passati così un po' più in sordina, un po' più nascosti, con magari strategie un pochino, no, meno lampanti, meno evidenti. Allora, adesso, strategie raffinatissime non sono mai state messe in campo, ma la congiura che ha, diciamo, l'intrico, diciamo, tutto il palcoscenico più difficile e oscuro è quella di Faenza, dove abbiamo una moglie, Francesca Bentivoglio, della nobile stirpe bolognese di Bentivoglio, che è sposata con il signore dei Manfredi, che da secoli governavano Faenza. E vediamo che lei si finge appunto malata, si mette a letto e fa chiamare il marito, perché appunto deve parlarle. E il marito va tranquillamente, normalmente scortato, si fida della moglie, questa è una vecchia storia, e va solo a comprare da un medico, il medico con delle scuse viene lasciato fuori, e lui entra in questa camera in penombra e chiede alla moglie come sta. E poi vediamo che dopo appunto accadono, diciamo, delle dinamiche appunto particolari, ma diciamo che questa è una delle situazioni più complesse, perché normalmente la congiura in verità era un'aggressione di più persone con lame sul signore appunto interessato alla congiura. E qui vediamo la congiura proprio classica, diciamo, nel romanzesca, quella del veleno, eccetera, e qui non si verifica. Abbiamo dei fallimenti da questo punto di vista. C'è il tentativo di avvelenare varie persone delle volte, ma non ha successo. A volte una delle più goffe, adesso questa è Ferrara, sempre tra i vari tentativi, dopo vedremo, di assassinare qualcuno, che non diciamo il nome, ma non è Ippolito e Giulio e Ippolito fanno scatenare, è il prequel della congiura, il bersaglio è qualcun altro, e questo bersaglio per esempio si cerca di avvelenare la punta dei coltelli per scalfirlo e ucciderlo per veleno. Provano però la punta dei coltelli su dei cani, ma non ha effetto, e questo vengono molto derisi, diciamo, i potenziali cospiratori in seguito, per queste prove, diciamo, bambinesche su animali che non hanno successo. In più sono molto goffi nei movimenti questi congiurati nel Ducato Estense, e quindi questo però proprio di congiure col veleno e persone che muoiono mentre tutti ridono in modo così terribile, diabolico e furbesco, non ne abbiamo, francamente. Ok, ti giro un'altra domanda. Arianna chiede: la congiura che è durata davvero troppo? La congiura che è durata davvero troppo? Allora, molte congiure non sono andate a buon fine. Ecco, quest'ultima che ho citato è durata veramente tanto, perché infatti i congiurati alla fine sono stati presi per sfinimento, cioè è trapelata la notizia, perché siamo nell'ordine dei 9-10 mesi sulla architettare l'omicidio del signore e metterlo in pratica, 9-10 mesi a Ferrara,
questi goffi, appunto, sicari 8-9 che prima incaricano qualcuno, poi dopo chiamano qualcun altro perché loro non sono in grado di farlo. E ha del farsesco, infatti, ha dei tratti molto farseschi e comici, perché noi ci immaginiamo questi congiurati e ricorda qualche film comico degli anni '80. Adesso mi sembra che ci fosse uno su Woody Allen, che sono questi assassini che non riescono a uccidere perché sono troppo maldestri, e questa congiura effettivamente è ridicola da questo punto di vista, ed è durata quasi un anno, è stata scoperta perché non può durare una congiura un anno con tanti tentativi falliti, e alla fine colui che li riceve, magari per alcuni non se ne accorge, ma dopo inevitabilmente se ne accorge. Ecco, se vuol dire, la congiura più lunga di tutte è quella più famosa, però. La congiura dei pasti, ricordiamoci che dopo la congiura dei pasti c'è una dinamica che viene definita la guerra o le guerre dei pazzi. Che i pazzi vengono cancellati dal Nazio Memorial di Firenze. Ma dopo ci sono le guerre dove Lorenzo il Magnifico rischia tantissimo di venire eliminato completamente, e l'intervento salvifico, come è stato accennato anche nella serie famosa, e viene dall'infedele Gran Turco che salva il Magnifico. Volevo farti un'altra domanda. Se a conoscenza di alcune congiure che sono state sventate a causa, non so, di un tradimento dei congiurati stessi, cioè nel senso che hanno poi rivelato questi, cioè questi progetti, insomma, di congiura, oppure se insomma c'è stato qualche magari alleato della signoria che era a conoscenza di una congiura che stava per avvenire, e poi alla fine è saltata proprio per questi interventi, diciamo, allora, esterni. Non voglio ripetermi con Ferrara, andiamo quindi su Forlì. Ferrara ha una particolarità particolare, si vede che appunto tu sei predestinato a parlare di Ferrara, visto che è rimasta nel cuore e io devo parlare di Ferrara. Però a Forlì abbiamo un'interessantissima situazione, come si è posto nella congiura l'arcivescovo, il vescovo Savelli. Questo vescovo Savelli non si è capito fino in fondo fin quanto era coinvolto in questa congiura, perché praticamente da un lato ha assecondato la congiura, che favoriva lo stato della Chiesa, ma dall'altro l'ha rovinata, distrutta dall'interno, anche in modo apposta, in modo appunto fatto apposta questo comportamento, perché alla fine questo il suo comportamento appunto ondivago, ambiguo, aiuterà molto poi Caterina Sforza. E quindi vediamo che da un lato ha assecondato la congiura, ma dall'interno l'ha sabotata, tant'è che uno dei congiurati, Ludovico Orsi, che lo cito appunto, urlando, disperato alla fine, dirà: ma te quella volta che ci siamo fidati del papacchione, del papa, perché ci ha rovinato tutto, doveva fidarci e chiedere appoggio a qualche altra potenza, vedi Venezia, perché sembrava non serio questo appoggio, ma è dovuto a questa figura mefistofelica proprio di questo vescovo, che non si è capito fino in fondo ancora adesso, era un congiurato o era metà congiurato o era un traditore all'interno della congiura, perché l'atteggiamento è veramente molto molto ambiguo, veramente. E quindi a Forlì c'è questo personaggio che veramente ha queste caratteristiche appunto dette prima. Ok, quindi stavolta gli estensi li abbiamo risparmiati. Non lo so se nello stesso periodo, quindi nel Rinascimento, qualche autore, qualche letterato, insomma qualche scrittore, ha preso mai spunto da qualche congiura che magari aveva fatto tanto discutere, no, in quegli anni, per costruire magari un poema o un racconto che poi magari ha pubblicato. Non so se tu... La congiura di Galeotto Manfredi a Faenza è stata appunto messa in opera da appunto un letterato, ma nei secoli un dramma, una tragedia, secoli, un po' come Shakespeare quando ha messo in opera teatrale Enrico V.
Quindi abbiamo appunto una congiura interessante perché secondaria, non di quelle famose, di questa città di Faenza, e dove c'è praticamente il dramma di Galeotto Manfredi, che viene riportato quindi a teatro, opera, e mi sembra tra il 7 e l'800, adesso non mi ricordo bene, però secoli dopo, e quindi è diventato famoso appunto questo Galeotto Manfredi, perché è stato portato appunto sulla scena, è stato preso da appunto un uomo di lettere, un uomo appunto di teatro, opera, e quindi vediamo che questa congiura è stata assolutamente ripresa, un po' come ha fatto Shakespeare, diciamo, giusto che questo autore non era della caratura di Shakespeare, diciamo. Ecco, poi qui la decima congiura, per esempio quella di Cesare Borgia, è molto affascinante perché lì, appunto, io poi scavo molto sul personaggio, è la più lunga, diciamo che è un 30% in più delle altre, perché lì ci sono tutte le peripezie, le incredibili avventure di questo personaggio romanzesco, e la congiura è molto estesa, ampia, con tanti congiurati, più regioni, appunto questa frase, il dragone deve morire, l'ho intitolato, il dragone deve morire, perché il dragone era Cesare Borgia e aveva questo soprannome, diciamo. E quindi adesso Cesare Borgia è diventato praticamente un personaggio romanzesco, film, eccetera, incredibile, diciamo, che conosciuto però al grande pubblico. Ok, altra domanda sempre da Arianna, è molto carica stasera, Arianna è evidentemente molto curiosa molto dell'argomento. E ti chiede, quale congiura ti ha lasciato spiazzato? Chissà, magari forse ti aspettavi un finale diverso e poi si è rivelato in un altro modo, oppure per la modalità, non lo so, se c'è stata magari una congiura che effettivamente ti ha lasciato spiazzato. Sì, quella di Milano, sul contro il Duca Sforza, io l'ho detto, il dissoluto Duca Sforza, perché adesso questo è divertente, lui era un voyeur, sostanzialmente lui aveva questo stuolo di prostitute che non sarebbe una cosa strana, tanti appunto signori le avevano, però lui pretendeva che girassero con lui ed erano stipendiate, e questo è anomalo perché appunto non c'era, non erano, però erano professionisti, lui le reputava professioniste come un falegname, come un fabbro, insomma c'erano queste prostitute, che pretendeva che assistessero assieme a lui, un po' lontano, alla messa domenicale. Quindi pretendeva di avere queste prostitute che lui godeva nel vederle tutte assieme in un angolo della chiesa la domenica. Ecco, quest'uomo subì questa congiura da parte di giovani idealisti. La cosa interessante è il mentore. Qui vediamo anche questa una dinamica molto romanzesca, ma vera. Praticamente il maestro del Duca, Cola Montano, un bolognese, una volta che il Duca diventa Duca, si vede che era molto severo, ma tanti maestri erano severi, questo però era un personaggio scuro, perché tornando a casa nelle cune di Bologna si trasformava in... diciamo soldato mercenario che ingaggiava i contadini, e il duca quindi lo vuole fare punire per evidentemente tutte le frustate che ha ricevuto da piccolo, era il precettore canuto, diciamo severo, e lo fa frustare in pubblico. Questo Cola Montano quindi se la lega al dito e comincia a rendere succubi, a drogare, a appunto ammaliare questi giovani affinché appunto si comportino come Brutto e Cassio, fare il cesaricidio, cioè l'esaltazione del tirannicidio, che vedremo dopo le colpe e le dinamiche negative di questo duca. Però questo Cola Montano mi ha stupito perché, insomma, non l'ho ritrovato da nessuna parte una figura così diabolica, diciamo, come questo maestro, mentore, diciamo, oscuro, che aveva anche delle fondamenta, diciamo, questa congiura. Però questo che travia questi giovani, oppure li rende proprio succubi, questo mi ha colpito molto di questa congiura, molto strano. Una curiosità che ho io riguardo più che altro i congiurati, no? Quando magari una congiura non andava bene, non andava a buon fine, e i congiurati venivano catturati, venivano presi, no? Sicuramente magari c'era la pena di morte probabilmente, però volevo chiederti se sei a conoscenza di qualche episodio particolare dove
il congiurato, una volta catturato, ha subito una sorte, che ne so, o particolarmente brutale, o in qualche modo magari ha fatto discutere per determinati aspetti, non lo so, magari anche non so, la messa in pubblico del congiurato, non lo, cioè, se ci sono appunto come dire, delle curiosità a riguardo. Allora, uno interessante sulla tua Ferrara, appunto, che Oh, abbiamo non lo due faccio vetture. apposta però, Cioè, però giuro che questo non è sono ancora telepatia. assente. Questo, insomma, tu hai la calamita per Ferrara, e quindi noi ti diamo Ferrara, perché siamo qui per questo. E quindi a Ferrara abbiamo questo, appunto, uomo vicino agli stensi, che viene messo nella famosa gabbia in pieno inverno con un litro di vino, una bottiglia di vino e un po' di pane, e viene lasciato lì, appunto, a morire con un freddo intensissimo. Eravamo a fine gennaio e non c'era il cambiamento climatico, eravamo appunto nel freddo Vabbè, 400-500. gli inverni ferraresi me li ricordo ancora perché Ecco, erano veramente freddi. appunto, l'ulivo ha preso molto piede in Romagna Emilia da 15 anni, ma 25 anni fa faceva freddo. E quindi vediamo che quest'uomo muore in maniera terribile, in questa maniera, perché viene lasciato così, quindi muore di fame, di freddo, di nebbia, in maniera terribile. Ecco, una dinamica interessante, particolare di un congiurato è la famosa congiura dei pazzi, che però non tutti sanno, tutti i particolari, che nel mio libro io metterò, ho messo in modo certosino, perché i congiurati erano tanti, e ce n'è uno che sembra che sia sfuggito, perché Bernardo Bandini riesce a scappare da Firenze e riesce a prendere una nave a Napoli e a imbarcarsi per le terre del Gran Sultano a Costantinopoli. E lì quindi è sparito. In verità, vediamo che il sultano Mehmet, appunto, in buoni rapporti con Lorenzo il Magnifico, dopo lo fa trovare e lo consegna dopo oltre un anno al Magnifico, quindi torna a Firenze e subisce quella pena che forse è stata vista da tanti a Palazzo Vecchio, di finire come giocattoli rotti, impiccati alle finestre, e poi dopo subirà la pittura infamante da parte di, abbiamo sia il Da Vinci che il Botticelli, che fanno queste pitture infamanti, famosissime, dei congiurati del Congiuro dei Pazzi, e questo però c'è un particolare, il Bandini, che gli altri non hanno. Tutti sono stati le pitture infamanti, appunto, di quelli dei traditori, tutti impiccati malamente, ma lui morirà e verrà anche dipinto con una mise turca, turchesca, orientaleggiante. Questo per infamarlo ancora di più, sottintendendo che era diventato un apostata, cioè che aveva ripudiato il cristianesimo, aveva abbracciato l'islam, cosa che noi non siamo assolutamente a conoscenza. Ma era per infamarlo al massimo grado, una persona talmente spregevole che ha rifiutato anche nostro Signore per cambiare religione. Questa è la particolarità. Allora, Teresa, vabbè, mi chiede, avete parlato mai dell'assassinio di Tiberio da parte di Caligola, parlate solo del Solo del Rinascimento? Rinascimento. Solo del Rinascimento, anche perché stasera abbiamo la fortuna di avere qui Riccardo Dal Monte che ha scritto proprio il libro sulle grandi congiure del Rinascimento, quindi per stasera andiamo dritti per dritti proprio sul Rinascimento. Allora, adesso per non dire che magari tiro sempre in ballo Ferrara o giù di lì, per come abbiamo parlato finora, il sud Italia sembra un luogo tranquillissimo dove non succede niente di tutto questo, no? Ma in realtà C'è non è stata la così, congiura dei giusto? baroni 1484, che visto che era una dinamica, io ho, diciamo, valutato se parlare della famosa congiura dei baroni del 1484, nel regno appunto del sud di Napoli, però era veramente espanso, cioè più che una congiura, sì, tecnicamente potevo, perché il termine congiura è un termine un po' generico, vago, si parla di tradimenti, omicidi, infatti congiura. Lì però sono generate delle ribellioni su vasta scala nelle aree meridionali dell'Italia, che dopo, diciamo che parlare della congiura, sicuramente si poteva parlare della congiura, ma
molto limitata, perché dopo si doveva parlare molto di queste guerre, di questi rivoltosi grandi nobili che hanno portato guerra contro il re di Napoli per degli anni, e quindi teoricamente, effettivamente, era una dinamica che si poteva sviluppare, anche se, appunto, secondo me aveva molto poco della congiura e molto, appunto, della classica guerra. Rivolta. Rivolta, diciamo, è quello, ma è una sottigliezza, però effettivamente il Sud ha avuto la congiura dei baroni, 1484, che è stata molto estesa, famosa e grande, però il Sud non aveva tutte quelle piccole cittadine del Nord con questi signorotti locali che erano dei microstati, altissimi microstati. Il Sud aveva questa fortuna di essere questo grande Stato che non era unito, c'erano sempre delle rivolte, dei problemi, però era unito, diciamo, senza questi terribili signorotti che continuamente facevano guerra o si alleavano a altre potenze per fare guerra ad altre. Quindi ha potuto, da questo punto di vista, di una maggiore tranquillità, diciamo. Beh, in qualche modo hai già risposto alla domanda che volevo farti, che era se appunto in qualche congiura aveva partecipato in qualche modo anche il popolo, cioè nel senso se era stata appoggiata dal popolo, se aveva partecipato anche materialmente, non solo dal punto di vista come una rivolta, come abbiamo appena detto, no, per quanto riguardava il Sud. Però se, non lo so, magari qualche congiurato prima di operare era certo di essere appoggiato anche dal popolo in qualche modo, no? Perché poi salendo al potere hai tutti gli altri sotto e quindi dovevi andare bene anche al popolo in qualche modo, no? Assolutamente. Allora, questo era il sogno dei Pazzi. I Pazzi ne volevano fare figurare la congiura come una dinamica solo di alcuni potenti, ma del popolo, ma il popolo fiorentino tradisce i Pazzi. Invece a Bologna, 1507-11, infatti lì è l'unico che ho messo due date, ma sono le congiure di Bentivoglio e i bolognesi. Lì i bolognesi proprio sono ferocemente antipapalini contro il famoso Papa Guerriero Giulio II, che lì parlo, che c'è una bellissima storia su Michelangelo, e qui si innesta appunto il grande Rinascimento. Michelangelo, una statua di Giulio II che ha delle peripezie che dopo viene distrutta e finiscono i pezzi a Ferrara, incredibilmente. Però i bolognesi si ribellano e appoggiano assolutamente Bentivoglio, e qui vediamo un papa, e ci sono varie rivolte, tutte sedate, poi vedremo, c'è quella finale, e dove proprio i bolognesi con anima e corpo appoggiano i congiurati contro il governo che non volevano assolutamente del Papa, in particolare della figura del Papa Terribile, più comunemente noto come il Papa Guerriero, Giulio II. Quindi Bologna all'inizio del Cinquecento appunto prende le parti di questa famiglia che ha governato per 200-300 anni. Ricordiamoci che a Bologna c'era la Domus Aurea, c'era la loro, il Palazzo Bentivoglio, chiamato Domus Aurea, che è quella famosa Roma, ma il Palazzo Bentivoglio hanno detto che era il più bello di tutta l'Italia rinascimentale. Non c'è rimasto nulla, però questo è un capolavoro che ha perso Bologna e tutta l'Italia, ma di una signoria, e Bologna è la grande città, non è Faenza di Imola, poco conosciuto, perché i Bentivoglio sono veramente poco conosciuti. In verità sono stati grandi attori del Rinascimento, legati a Milano, legati a Firenze, a Venezia, quindi del grande gioco delle grandi potenze italiane, non parliamo di Bologna ancora adesso, è una grande città, e ricordiamo i bolognesi che hanno seguito assolutamente i congiurati nell'inizio del Cinquecento. Sì. Bene, adesso mentre ci avviamo verso la fine della live, intanto invito i nostri amici, se vogliono fare altre domande, di scriverle qui nel punto interrogativo, così le vediamo verso qui in fine. Volevo anche chiederti, visto che abbiamo parlato della letteratura, no? Se molte congiure sono state riprese anche dal punto di vista letterario, no? Abbiamo detto di sì, perché alcune sono state appunto, adesso volevo chiederti se anche nell'arte, sicuramente è stata ripresa dall'arte qualche congiura, soprattutto quella dei Pazzi, per esempio la locandina che avevo fatto era proprio la congiura dei Pazzi, quella lì. E se però qualche congiurato che è salito al potere ha voluto esaltare la sua vittoria, il suo colpo di Stato nell'immediato, anche attraverso l'arte, se
se a conoscenza naturalmente. Allora, diciamo, legando, diciamo, opere d'arte o dinamiche artistiche alla congiura, no, però un caso appunto famoso è sicuramente quello d'Urbino all'interno di Montefeltro, perché la congiura del 1444 dei Serafini, che vede Oddantonio cadere, lì abbiamo il famoso, tra i più famosi signori rinascimentali, amante dell'arte, della cultura, ho visto un mese fa il suo studiolo nel palazzo di Urbino, Federico da Montefeltro, che Federico Montefeltro, diciamo che un po' è il perdono nel bene, perché lui è colpevole, era sicuramente sapeva di tutte le varie dinamiche ed era disposto all'uccisione del fratellastro. Però dopo questo atto cruento, sanguinoso, lo ha esaltato, ha cercato, diciamo, una sorta, diciamo, di espiazione astratta con l'arte, con la bellezza, con il dono alle generazioni future del bello, e diciamo che non la congiura in sé, dove lui si è sempre dichiarato all'oscuro, ma in verità tutti i dati che abbiamo, tutte le varie circostanze lo vedono come assoluto protagonista. Appunto, lui ha cercato, diciamo, di mendare questa salita al potere orribile, terribile, con la bellezza, con l'arte, rendendo Urbino un luogo rinascimentale, tout court, favoloso, che tutto il mondo ci vide, insomma. Allora, altra domanda. C'è una congiura che ha coinvolto solo donne? E qui però la domanda si potrebbe sdoppiare, perché donne, dal punto di vista dei congiurati, magari che erano donne congiurate che hanno poi, no, portato avanti tutto l'atto di congiura, e donne che hanno subito la congiura, in questo senso. Secondo me questa è una domanda che un pochino può essere sdoppiata tranquillamente, cioè magari ci possono essere stati dei congiurati che avevano delle donne più vicine magari al signore di turno, che hanno utilizzato proprio come mezzo per attuare la congiura, oppure è anche signore al potere, no? Che hanno subito la congiura a loro volta per magari, non so, ottenere qualche beneficio per quanto riguarda i congiurati. Le donne sono molto presenti nel libro perché abbiamo la famosa Simonetta Cattaneo, la più bella di Firenze, abbiamo Angela Borgia, diciamo l'Elena di Troia di Ferrara, abbiamo Caterina Sforza, abbiamo Lucrezia Ridosi, una donna virago, una leonessa di Romagna come Caterina Sforza, abbiamo Francesca Bentivoglio, la vedova nera, abbiamo Barbara Manfredi, il diavolo in carne ed ossa. Quindi abbiamo tantissime donne in questo libro. Ecco, nello specifico a Faenza abbiamo Galeotto Manfredi, era sposato alla, l'ho ribattezzata, vedova nera Francesca Bentivoglio, ed aveva come amante Cassandra Pavoni. E questo è molto affascinante perché lui praticamente sin da giovane ebbe questa relazione amorosa, veramente amorosa. Tanto amava questa donna che non poteva sposare, borghese, Cassandra Pavoni, che la fa venire a Faenza come suora, quindi le mette l'abito appunto da suora e poi non ha problemi a godere dei suoi favori perché mentre suora avrà dei figli da lui. E Francesca Bentivoglio questa lo sapeva. Cassandra, tra virgolette, appunto un nome che evoca sventura, infatti, è quello che accade. E detta anche la Pavona, questa Cassandra Pavoni, è immortalata nelle famose ceramiche di Faenza, tant'è che la faience, insomma, sono tipologie di ceramiche che in inglese appunto si chiamano faenza, diciamo. Quindi c'è questo clash tra queste personalità, l'amante Cassandra Pavoni e Francesca Bentivoglio. E quindi vediamo che in questa congiura abbiamo appunto queste due personalità che si scontrano a Faenza. Una faentina è protagonista a Forlì, nella prima congiura di Forlì, quindi nella seconda protagonista Caterina Sforza, ma nella prima c'è Barbara Manfredi, sempre della schiatta signorile dei Manfredi, che lei non voleva, voleva essere la first lady di Forlì, ma come first lady terribile c'era la sorella Elisabetta. Quindi non solo si sente defraudata da un'altra donna, ma è la sorella. E quindi si scatena un'invidia, una rabbia verso la coppia regnante, perché lei
incomincia a fare l'ancella, diciamo, della sorella, e non sopporta più la situazione, tant'è che fugge dal padre Fainz. E anche qui vediamo che c'è questa collisione tra due sorelle, Elisabetta e Barbara, soprattutto la grande personalità è Barbara, che dopo avrà addirittura delle peripezie, il suo cadavere, la sua tomba a Forlì, che si dice anche che sia stato incorrotto il suo cadavere per dei secoli. Quindi vediamo che ci sono tante figure femminili, alcune diciamo che si scontrano alla stessa congiura, oppure appunto abbiamo un'Angela Borgia che dà il via alla fase più sanguinosa e terribile della congiura in virtù del suo comportamento. Poi ricordiamo anche un cold case di rapimento, che ancora adesso non sappiamo come sia realmente andata, che riguarda Cesare Borgia, Dorotea Caracciolo, Dorotea Malatesta in Caracciolo, appunto nelle Romagne, che viene rapita da Cesare Borgia, e lì addirittura si è rischiata una guerra per questo rapimento tra Venezia e Papato. Quindi vediamo che ci sono varie personalità e appunto interessanti e anche abbastanza nuove per il grande pubblico. Quindi tante donne anche nel libro, per cui vale la pena scoprirle, perché uno, no, magari si aspetta che in una società prettamente maschilista come era quella del passato, no, così tutti questi avvenimenti, tutte queste vicende vedano protagonisti solo uomini, condottieri, signori, eccetera, invece partecipano spesso, a volte anche tante donne, in questi tranelli, in queste macchinazioni. E, ti faccio un'ultima domanda, io poi non so se ci sono delle altre domande, naturalmente le leggiamo. Volevo chiederti se c'è stata qualche congiura in cui magari il congiurato sperava, dopo la congiura, no, di andare al potere, dopo aver spazzato via, no, il signore di turno, e poi magari le cose non sono andate per il verso giusto e ha preso il potere un terzo, cioè magari anche un altro stato che ha approfittato del disordine che si era creato, oppure se sono andate sempre tutte lisce come l'olio, cioè quindi spazzato via il signore di turno, quello che è il congiurato passa al potere e via di nuovo. Allora, diciamo che in generale appunto terzi non sono mai entrati nelle contese, hanno preso diciamo il potere. Interessante è però a Forlì, nel caos terrificante della congiura contro Girolamo Riario e Caterina Sforza degli Orsi, vediamo che da una parte incominciano a esserci gli schieramenti, gli Sforza di Milano con i Bentivoglio di Bologna che sostengono la coppia signorile di Forlì, i congiurati Orsi, e stupendo, viene fuori così come da un altro mondo il vecchio erede degli Ordelaffi, la vecchia famiglia signorile di Forlì, che aveva comandato per secoli, ma che non comandava più da decenni, che cerca di risolvere tutto presentandosi a Caterina Sforza e chiedendogli, Antonio Maria Ordelaffi, la mano per quindi unire la vecchia signoria con la nuova signoria. Qui vediamo però che in questa lotta terribile tra due fazioni, schieramente, si inserisce questa terza fazione, questo schieramento, che però con una proposta bomba, diciamo, ma Caterina Sforza appunto pone il suo rifiuto a questa follia, anche perché non sapeva bene l'appoggio che avesse dietro, però era stato in contatto con Lorenzo il Magnifico, diciamo. Però vediamo quindi che insomma c'è questo tentativo a Forlì di una terza fazione che non c'entrava nulla di prendere il potere, ma fallisce però perché poi era abbastanza, diciamo, un tentativo soft, col matrimonio risolvere tutto. Sappiamo che storicamente l'Austria, per esempio, era considerata nube, insomma, Felix Austria, perché appunto riusciva non con la guerra ma con il matrimonio a risolvere i problemi. In questo caso non capita, e in queste congiure non c'è mai una terza parte che riesce a prendere appunto il potere. C'è solo questo tentativo a Forlì che però naufraga. Allora è arrivata un'altra domanda e ti chiedo, no,
Qual era un linguaggio segreto delle congiure? Esisteva? Cioè, avevano magari, diciamo, un codice, dei pizzini, delle parole, magari in codice segrete, che magari davano il là per far partire il tutto, oppure la risposta è molto più semplice di quella che magari ci piacerebbe sentire, no? Come un grande film di spionaggio di 007, di Mission Impossible, tutte queste. Magari sottigliezze, queste curiosità, ma non lo so se poi esisteva effettivamente qualcosa del genere. Allora, un linguaggio appunto segreto del congiuro non esisteva, qui erano tutti appunto discorsi, pizzini, roba del genere che sono sempre funzionati e non c'era niente di specifico. Possiamo solo ricordare l'incredibile Caterina Sforza che, se volete leggere un suo libro, c'è, scrisse un libro di ricette per il benessere e la bellezza delle persone. E in questo libro però c'erano anche tante ricette riguardanti la stregoneria, riguardanti anche dinamiche alchemiche. E abbiamo appunto alcune ricette di Caterina Sforza, signora di Forlì e di Imola, che lei appunto aveva, consigliava come linguaggio segreto per appunto persone che navigavano nell'oscurità, un linguaggio tramite inchiostri simpatici, diciamo ricette particolari dove si poteva rilevare la scrittura con, diciamo, dinamiche chimiche seguenti. Però questa è solo una ricetta, ma noi non siamo a conoscenza, diciamo, dell'applicazione di queste ricette, diciamo, di spionaggio, e quindi diciamo che non c'era un linguaggio appunto segreto delle congiure, anche se è molto affascinante e ci piacerebbe tanto Eh perché ci piacciono queste cose, come lo so, nelle tante sì. quei messaggi di quelle persone che si rasavano, si facevano crescere i capelli. E lì si leggeva appunto questo il messaggio: una volta che crescevano i capelli, si nascondeva, non andava a girare, dovevano rasare i capelli. Ma questo non abbiamo conoscenza di dinamiche simili nell'età rinascimentale. Beh, peccato, Eh perché io sì, era speravo bella, che era molto bella questa. mi tiravi fuori una Questo. chicca dal nulla così, Sì. invece niente, vabbè. Probabilmente magari c'erano anche, però magari non sono Non sono documentate magari semplicemente, documentate quindi perfettamente. non le possiamo sapere. Va bene, allora io non vedo altre domande, perché aspetta che ricontrollo, sì. Quindi non so, se non ci sono altre domande, io vi ricordo nuovamente l'uscita del libro del nostro ospite Riccardo Dal Monte, con Le grandi congiure del Rinascimento, che sarà in libreria dal 1° di dicembre, ma è già preordinabile ora online. Alcune, se non tutte, le congiure che abbiamo parlato stasera. Sicuramente sono descritte nel libro, ma in realtà non abbiamo spoilerato niente, vero Riccardo? Perché abbiamo dato solo Alcune qualche piccola con qualche pillola. spizzico, qualche antipasto, insomma. Quindi c'è molto di più da sapere, ecco, da incuriosirsi, insomma, leggendo il libro. Allora, Arianna ci ha fatto un'altra domanda, a me non fa altro che piacere. Una congiura diretta ad un culto. No, non so perché la riforma protestante più o meno siamo lì, Diciamo dinamiche però. religiose. Era una società che non era così, diciamo, religiosa, diciamo, puntigliosa nella ritualità. Quindi non c'è nulla che possa riguardare un culto. L'unica è la famosa congiura dei pazzi, sappiamo, avvenuta nel Duomo, domenica di Pasqua di Santa Maria Fiore, che fece molto scalpore. D'altronde stiamo attenti, in verità le chiese nel Medioevo erano luoghi prediletti per ordire congiure o atti cruenti, sorprendentemente, e qui abbiamo Battista da Montesecco, uomo di guerra, che si rifiuta di uccidere il luogo sacro, lui mercenario, uomo di guerra, invece dicono, va bene, alzano la mano, dicono, per me non è un problema, due uomini di chiesa sono dispostissimi ad ammazzare in chiesa. Questa è una cosa strana, diciamo, di questa età, diciamo, forse si sentivano più a casa, due donne uccidono meglio in chiesa che fuori, invece un uomo, un civile. Un uomo di guerra si sente inibito a uccidere in chiesa.
Evidentemente, almeno non ha, se uno non ha paura di ammazzare, magari ha il timore di Dio, no? Poi, cioè comunque era comunque molto forte, no? La religiosità anche in Però era quel strana, periodo. una religiosità strana per noi perché molti uomini di chiesa non avevano problemi a commettere crimini, ma anche altre persone, diciamo, adesso come nasce la dinamica Guelfi Ghibellini nel 1215 a Firenze, che poi fa tutta Italia, l'azione, l'omicidio viene pianificato in una chiesa di Firenze. Allora sembra che nell'età rinascimentale, ma medievale, cioè, chiesa, per ordire congiure. Cruente, per noi è sorprendente, sapendo la grande religiosità dei tempi. È una Sì. contraddizione, un'apparente contraddizione, contraddizione, però è così. Insomma, è una notizia, diciamo, abbastanza importante, ecco, questa qui, perché uno magari Sorprendente, no, sì. esatto, molto sorprendente, perché poi alla fine uno pensa al Medioevo, ma anche al Rinascimento stesso, poi con l'Inquisizione successivamente, che no, la religiosità fosse veramente al top, insomma, nel senso che controllasse non solo la vita spirituale, ma anche, diciamo, la quotidianità, effettivamente magari era molto, cioè, c'era molto di tutto questo, sicuramente, però, si scoprono anche altri aspetti, no? Che magari non ti aspetti, scusate il gioco di parole. Allora, altra domanda. Quale secondo lei la figura più crudele nella storia delle congiure? Quindi qui si parla di storia delle congiure, quindi suppongo che vada anche oltre il Rinascimento. Però se vogliamo rimanere magari nell'ambito del Rinascimento, poi non lo so Sì. se, visto che sei appassionato di congiure, No, adesso io ho citato grandi congiure, per esempio quella il 21 del 44 di von Stauffenberg, la congiura di Capaccio contro Federico II, quella di Guy Fawkes, la congiura delle polveri, le più famose, Lidi di Marzo, ma lì non c'è nessun personaggio così oscuro congiurato. Ecco, nel Rinascimento, ecco, come personaggi negativi, ecco. Tra i più terribili nella congiura dei Pazzi, Franceschino de Pazzi è un personaggio molto scuro, ma oscuro anche negativo, nel senso il professor Franco Ardini l'ha paragonato a Joe Pesci, quei bravi ragazzi di Scorsese, un tipo schizzato, violentissimo, terribile, ma questo è interessante, arriviamo al punto focale. L'invidia, che è una delle molle, io ho parlato di sette di vendetta, di superbe, di invidia, una delle molle più orribili che muove l'uomo e soprattutto a Firenze contro i Medici era fortissimo. Franceschino de Pazzi sembra che odiasse talmente tanto i Medici, dopo si vedrà nell'evento delittuoso del Duomo, che si ferì se stesso per la foga nell'accoltellare, perché provava, sembra che fosse innamorato di Simonetta Cattaneo, che era l'amante di Giuliano de Medici e quindi l'avesse soffiata. Ma non solo, che tutte ipotesi, perché magari non era neanche l'amante di Giuliano Simonetta, però sembra proprio, il professor Cardini lo dice, cioè che lui provasse un'invidia terribile, un odio feroce verso Giuliano, il fratello di Lorenzo, ricordiamoci, co-regnante, perché si può supporre, questo è affascinante perché pensiamo a noi, allora vedete questi personaggi sono simili a noi, hanno una testa simile alla nostra, cioè nelle feste, frequentavano gli stessi ambienti, questo Franceschino de Pazzi forse ha subito delle frecciatine da parte di Giuliano, ha subito diciamo degli affronti indiretti talmente intollerabili che dopo è diventato una belva e già che aveva un carattere orribile, era un violento, eccetera, dopo ha sviluppato una ferocia che in poche altre congiure si è vista, perché Franceschino de Pazzi, se vuole dire il palmarès del più feroce, è senza dubbio il suo, diciamo. Bene, spero insomma che abbiamo risposto a tutte le domande, anzi abbondantemente, abbiamo ricevuto tantissime domande e questo mi fa davvero tanto piacere perché evidentemente la discussione di stasera era davvero molto interessante. E, niente, quindi io ringrazio tantissimo nuovamente Riccardo per essere stato Grazie a qui voi, grazie a stasera. te Stefano.
Perché veramente ci ha illuminato su tanti, tanti aspetti, tanti argomenti delle congiure sul Rinascimento, tantissime non le conoscevamo sicuramente, e quindi è uno stimolo in più a leggere il suo libro, perché dentro ci sono tantissime curiosità su tutte queste congiure di cui abbiamo parlato e anche di quelle di cui non abbiamo parlato, perché poi appunto. Nel libro abbiamo detto che ce ne sono ben 13 congiure descritte. Noi stasera, se non avevamo parlato boh, forse di 6 o 7, la metà forse, La dai. metà circa abbiamo accennato. E quindi c'è ancora tanto da scoprire. Ok, allora niente, Arianna ringrazia, ti ringrazio insomma Grazie, per la serata. E io ringrazio davvero tanto Arianna perché ha fatto tantissime domande, tutte molto interessanti. E ringrazio nuovamente Riccardo e ringrazio tutti voi per essere stati qui questa sera in questa live. grazie mille Quindi Stefano e grazie a tutti. allora io ricordo che questa live poi la potrete rivedere perché la troverete nel mio profilo, insomma, negli racconti di storia. E quindi se qualcuno è entrato dopo e vuole rivederla dall'inizio per non perdersi neanche un secondo di questa live, può rivederla nei prossimi giorni. Bene, ringrazio veramente tutti, ringrazio ancora Riccardo e auguro a tutti voi una buona serata e anche a te Riccardo, e grazie ancora davvero tanto. Grazie mille, grazie a tutti. Ci vediamo. Una buona serata, ciao, ciao a tutti.